Ancora una notizia clamorosa riguarda l'Inter. Abbiamo già parlato intorno alle 13 della fascia di capitano che è passata da Mauro Icardi per decisione della società a Samir Handanovic. Ma Luciano Spalletti qualche minuto fa ha dato un'altra notizia clamorosa. Dopo aver detto che questa decisione di togliere la fascia di capitano a Icardi è stata una decisione di tutte le componenti della società, a domanda precisa, ma come mai Mister Spalletti non ha convocato Icardi? Non era tranquillo il ragazzo? La risposta è stata perentoria e clamorosa. Non è vero che io non l'abbia convocato, è lui che ha rifiutato di venire a Vienna. Quindi clamorosa rottura tra Inter e Icardi, o meglio tra Icardi e l'Inter. Icardi e il suo entourage hanno preso questa decisione, ho parlato di clamorosa, direi di una decisione totalmente inaspettata da un capitano fino a qualche ora fa. Quindi possiamo parlare che lo sto ancora leggendo sulle agenzie. Era convocato per la partita di Vienna, ma lui ha rifiutato di venire con la squadra. E adesso per la società si tratterà di tentare di ricucire il rapporto, troppo importante perché la società non può per una decisione rischiare di non andare in Champions League con tutte le conseguenze, oltre che sul piano del prestigio, oltre che sul piano del blasone, anche e soprattutto sul piano economico e finanziario. Però indubbiamente la decisione di non seguire la squadra, i suoi compagni di squadra, e già oggi si è parlato che lo stesso Brozovic avrebbe, io non ho verificato, l'ho saputo, avrebbe messo dei like a questa decisione del gruppo. Mi sembra di dire, anche se io non seguo ovviamente da vicino le vicende dell'Inter, che oggi Icardi è un giocatore isolato dal gruppo. Il gruppo, nonostante sia il capitano, nonostante sia il giocatore di riferimento per le sue qualità tecniche e anche per le sue qualità fino a poche settimane fa, se vogliamo, o fino a quando decidete voi, professionali, ora è fuori dal gruppo, perché se Brozovic dice, mette i like sulla decisione della società, e se in questo momento i giocatori probabilmente si compatteranno intorno a Lautaro Martinez, ma è indubbiamente clamorosa la notizia di qualche minuto fa che Icardi ha rifiutato di seguire i suoi compagni per questo primo impegno importante di Europa League. È stato chiaro. Luciano Spalletti non ha voluto addentrarsi in altri particolari, ma questa è la notizia clamorosa della sera. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.